faccia, così si vede bene. Benissimo, ok. Invece vediamo poi questa cosa, già abbiamo già prelevato dei campioni. Paragoniamo con una mano umana. Sì. Ok. Allora c'è questa quinta parte. Mentre la parte destra è molto più profonda di quella sinistra. L'orme è composto da 5 dita, praticamente 2 anteriori, 2 laterali e una posteriore. E vi diceva che facendo un certo calcolo, dall'orma da 70 kg a queste, insomma, dovrebbero essere sui 90-100 kg come minimo. E oltretutto, se notiamo, c'è, appunto come diceva Luis, la sopraelevanza della parte centrale contro invece le dita che sono molto più approfondite. Allora, diciamo che orme attorno, magari facciamo una carrellata. Non ce diamo un'occhiata. Guarda, se non mi fai l'intervista direttamente e poi gli fai, cioè, ci troviamo dal signore tal e tal che ha trovato. Sì, vabbè, mica la cosa che va in TV è una cosa per noi, certo. Sì, no, dopo però la montiamo su Civino. Addirittura, così ce la salviamo. E quindi, cioè, presentiamo lui, no? Poi lui comincia a raccontare un po' e gli fai tutto cioè, quando è successo, in particolare. No, non un giornalista. No, perché per il CD è importante. No, teniamo in attivo il suo problema. Posso allora, il discorso è che se facciamo il calcio, ovviamente poi l'orma si distrugge. Quindi invece facciamo una cosa interessante. Allora, cerchiamo di circuirla e ve la portate via. No, non si può. Cioè, prendere la. No, non la continuo. Cioè, prendere proprio la quadrato di. Esatto, solo che purtroppo poi c'è l'erba e quella la distrugge completamente. Se vuoi lo giro io.